Durante un recente incontro con il Ministero dell'Agricoltura, Federpesca Abruzzo ha messo in luce alcune delle principali sfide che le aziende del settore della pesca stanno affrontando. Tra queste spiccano la mancata ricezione dei compensi per i fermi biologici, la necessità di una maggiore autonomia nella programmazione delle giornate di pesca e la richiesta di semplificare le procedure amministrative. Una delle questioni più pressanti, secondo il presidente di Federpesca Abruzzo, Vincenzo Staffilano, rimane la gestione del fermo biologico, un periodo in cui la pesca è sospesa per permettere il ripopolamento delle specie marine. Nel mare Adriatico il fermo dovrebbe essere fatto nei mesi primaverili, quindi da aprile fino a giugno, perché in quel periodo ci sono più pesci che si riproducono, altrimenti ad agosto abbiamo solo le triglie e come abbiamo vissuto in tempi, diciamo, recenti anche, che le triglie vengono invendute al mercato ittico perché diciamo, se ne porta parecchie e quindi il prezzo scende. Evitare che venga importato pesce dai paesi extra UE e nello stesso tempo i turisti possono gustare il pesce nostro, quello dell'Adriatico, che è il migliore del Mediterraneo. Staffilano ha anche rilevato che i pagamenti per i fermi biologici del 2021-2022 non sono ancora stati erogati dal Ministero, causando ulteriori difficoltà finanziarie per gli armatori già provati da una situazione economica complessa. Il Ministro ha garantito che sbloccherà i pagamenti e che quindi le imprese di pesca che le riceveranno a presto. Ma alla già delicata situazione del comparto c'è una nuova problematica portata all'attenzione dai pescatori, quella del pagamento delle incombenze che ora dovranno essere saldate solo tramite bonifico bancario. Questo riguarda tutte le incombenze che bisogna fare alla capitaneria di porto per imbarcare e sbarcare, oppure quando bisogna fare l'arrivo o la partenza del natante. Quindi prima si faceva col bollettino di conto corrente alla posta, perché sono importi esigui, parliamo da 1,20 euro, 1,30 euro, massimo 3-4 euro, ma neanche ci arriva. Invece adesso dobbiamo fare col bonifico e oggi le banche, benissimo, come tutti sanno, parte da una tariffa di 3,50 euro fino a 6-7 euro, per cui è un'assurdità. Quindi mi sembra anche qui di rivedere il sistema, perché non è possibile che io per pagare 1,20 euro ne devo spendere altri 3 o 4 di bonifico. Quindi stiamo facendo anche l'interesse delle banche, che già guadagnano abbastanza.